Questo mio video lo voglio dedicare solo ed esclusivamente ad un mio sfogo personale, anche un po' amaro, diciamo, no? Spesso pensi di aver trovato delle persone oneste, delle persone che remano con te per cercare alcune verità, poi improvvisamente ti accorgi che invece queste persone ti remano contro ed è molto faticoso andare avanti. Io ho intrapreso questa mia, diciamo, piccola passione di YouTuber nel mese di novembre, quindi sono passati poco più di 3 mesi. L'ho cominciata con molto entusiasmo, lo sto facendo con molto entusiasmo perché vorrei aprire gli occhi a molte persone e vorrei anche essere da supporto anche morale qualche volta, se ci riesco, verso alcune persone che hanno bisogno di essere confortate, di non sentirsi sole. Facendo tutto questo, io ho sacrificato anche un po', in parte, il mio tempo. Ho passato anche delle notti in bianco, l'ho fatto molto volentieri per tutti voi. Ho cercato, ho indagato e quindi poi ho messo insieme un po' di cocci, ci ho messo anche un po' del mio naturalmente, ma ho messo insieme un po' di cocci per darvi poi alcune notizie che pensavo e penso che siano, credo, positive per voi. Poi ti accorgi che alcune persone a cui avevi dato la tua piena fiducia, in un certo modo ti pugnalano alle spalle, ti accusano di non postare link, di non dare informazioni sulle fonti dove io trovo queste informazioni. A queste persone dico che dovrebbero fare come faccio io. Passano delle notti insonni, sacrificano il loro o una parte del loro tempo e vanno alla ricerca. Io non censuro nessuno, non banno nessuno, non cancello nessuno. Dal mio canale, però sinceramente non accetto coloro che si dimostrano apertamente in sintonia con il mio pensiero e poi ad un certo punto escono fuori con delle critiche, secondo me, banali. Io vorrei dire a queste persone che se non accettano la mia linea o il mio modo di condurre questo mio canale, possono benissimo disiscriversi. Io non disiscrivo nessuno perché sono per la piena libertà. Ognuno può esprimere le idee, la posizione che ritiene più opportuna. Ma essere colpito alle spalle? No. Perché 2000 e passa anni fa qualcuno disse: chi non è con me è contro di me. Quindi vi dico che se mi credete, potete
potete stare nel mio canale e mi fa piacere anche. Se non mi credete, potete benissimo uscire dal mio canale, tanto io non vivo di questo.